Bonsoir, ben dentro, buona domenica. Ma Allora, domenica si va in onda di domenica questo? Lo fai andare in onda dipende di se ho domenica? tempo di... Sì, ma io lo faccio sempre. Ah, mentre Cotte mangiamo. È mangiato. vero, mentre mangiamo. Faccio così. Cotte mangiato. Allora, stasera ci cimentiamo in un ramen. Cioè, proprio facendo chiaramente crollare quelle poche regole che ci sono. Cos'è tutto questo? Ah, è la terra del porro. Sì, ho pulito il porno. Bravo. Quindi facciamo un ramen alla bella dentro, cioè a caso. Però abbiamo comprato ingredienti interessanti. Ve li andiamo ad illustrare. Ok, bravo. Ti vedo Mi sciolto. metto in posa. Fai Ah. vedere che sei più alto. Ah, Allora, faccio vedere. ingredienti. Fai il Interessantissimo. balletto, illustra gli Vai, esatto, ingredienti. ingredienti un botto, quindi andiamo via veloci, così la gente non Vai, dai, fai il dorme. balletto. Allora, Boom. spinaci per lì dentro. Senti? Sì, Croccantissimi. turgidi. Quindi spinaci belli dentro. Ovette belle Due dentro. uova belle dentro. Poi porro Aspetta. bello dentro. Poi Yeah. tocco da maestro. Un sacchetto bello dentro. No. Un po' Un po' di pomodoro di essiccato pomodori bello essiccati dentro. dentro per E cucinare. qui sono finiti gli ingredienti belli dentro. No, in realtà, bello dentro non ufficiale. Questa è la nostra scorta di aglio essiccato che ho io essiccato con le mie manine e l'essiccatore durante il primo lockdown. Esatto, quindi se alcuni di vostri essiccati di frutta sanno di aglio perché lei ce l'ha messo di fianco, poi Ingredienti non belli dentro. Germoglio di soia. quell'attimo. Noodles. Freschi perché fa figo. Funghetto, copro il prezzo perché siamo stati esosi, quindi non voglio che voi vi Esatto. sentiate. Funghetto tipo Ah, champignon poi perché siamo pezzenti, perché andrebbero quelli shiitake, roba andrebbero, così. sì. E poi Cos'è sta roba? questa roba torbida che è in realtà il tofu, Già condito. tofu scuro. Tofu È un scuro. po'. Sì. È che in piatti cinesi che prendiamo noi a noi Siamo piace, andati cioè. a uno spacciatore di roba china orientale. Ah. Cioè china, che poi il ramen tu mi insegni Sì, è ma poi non giapponese. essere. Esatto, non essere razzista. Non tutti gli No, asiatici cosa sono c'entra? cinesi. Non lo so. No, Vabbè, vabbè, non era quello. comunque. Quindi, olio puro di semi di sesamo, perché questo fa la differenza. E poi la busta con l'ingrediente La busta segreto. di Natale della nonna. Ok. Questa arriva da Giulizia e Delenuzza dal loro viaggio in Giappone, che come vedete non si capisce cosa c'è scritto, cioè cosa Però è c'è buono, dentro, però è però è buono. buono. Sarà sale. Magica. Boom, si procede. Prima cosa, il compito ingrato di lavare gli spinaci. Perché io finisco sempre per rischiare di essere Perché sei sempre accoltellata con il quando doppio esce così? atto. Allora, lavare gli spinaci belli dentro. Lo faccio io. Bravo, dai il tuo suggerimento da maestra. Uomo. Ci vuole sempre acqua calda. Esatto, Lasciare a bagno in acqua calda, che così la terra si scioglie. poi in realtà se c'hai lo sbatti, gli dai la passatina sotto, cioè con un'altra acqua, insomma quello che vuoi, così ti fai il secondo lavaggio. Esatto, prelavaggio e secondo lavaggio. Dipende tutto da quanto vi piace il crunch della terra. In Esatto. realtà vitamina B12 a Sablé, go-go. uno spinacio sablé. Vitamina Comunque, B12. nel frattempo io metto dell'acqua in un pentolino Bravissima. per mettere a cuocere le uova. Le uova che dovranno cuocere non sode ma neanche alla coque. E quindi a cazzo. Esatto. Cioè, l'ideale sarebbe il bianco soddo e il giallo un po' creamy. Non so se ci sia un nome Ma quello tecnico. è la coca, ciccia. No. Alla coca è proprio che il rosso è quasi liquido. No, è Questo è rosso e liquido. metà metà. Questo C'è un nome qui, il rosso tecnico? è cremoso. Vabbè, se c'è la pazienza, non tanto. Creamy eggs si chiamano. Nessuno si aspetta da noi un termine tecnico. Guarda che mi sto Quindi, curando, magari eh. sono le 39. Cazzo, è tardissimo. Qua no, cioè, qua, cosa facciamo? Quanto tempo è? Vabbè, Non lo so. Devi io guardare direi su un 6 internet. minuti, poi Guarda spegniamo. Dopodiché andiamo a tagliare il porro.
Ok, tagliato il porro meravigliosamente, il più sottile possibile, quindi non così, un po' più sottile. Lo facciamo soffriggere Dove e in con cosa? Con pentola chi? con l'olio di semi. No, l'olio di semi, l'olio No, di l'olio di sesamo. Allora, qua le ricette. Il mio set è olio di semi di sesamo, per questo ti Esatto. sei confusa. Allora, le ricette ovviamente Dai. dicono di fare in tutt'altro modo. Tu intanto metti l'olio Ah, di ok. sesamo. Dicono di fare tutto separato, 47. No, una cippa di niente, quindi noi andiamo direttamente nella pentolona dove poi faremo tutti i ramen. Quindi prima facciamo soffriggere la roba lì, poi allunghiamo acqua, diventa proprio. Un goccio di olio di... A parte che costa una cifra. E Sì, l'olio di sesamo costa poi un po', però è è buono forte, e poi quindi la resa. fa un sacco La resa sapore è di. buona, non bisogna esagerare. Va bene, quindi dentro i Aspetta, accendiamo il fuoco. ottima idea. Fai scaldare un attimo l'olio, perché non va buttato quando è freddo. E buttiamo dentro i porri. Un porro. Dopo aver buttato i porri, mi anticipo che tagliamo i funghi che andranno dopo insieme ai porri. Stay tuned! Intanto qua le ova stanno bollendo, Da quindi tra un po' quanto? Da un erano po' le bene. 39 quando le ho messe dentro, però in effetti le ho Ma messe tra l'altro dentro il senza fatto che guardare il un bollore. pezzo sia fuori, succede qualcosa? Pronto? No, ovviamente no. Ok, qua l'olio di si vede, Ah, vuoi fare un sta momento? Fai un caldo. momento splash, fai un momento splash. Un momento splash che di solito Ecco, facciamo è un po' splash. tantino però il porro in effetti. O facciamo lo zuppone, che cazzo se ne frega? No, dai, mettine metà. Davvero? Sì. Posso tagliare tutto perché... Vai, vai, poi. Qualcosa, un verde che è buono. Verde prima di tutto. Il bianco, perché comunque ci Il sta. verde del porro è l'erba cipollina dei poveri, io ve lo dico. Quindi noi usiamo quello. Vuoi vedere? Basta, basta così. Basta? Sì, ok. Ok. Rosolare, poi aggiungiamo i funghi. Tanto Stitch, cosa vuoi? Cosa vuoi tu? Li hai già sciacquati i Vuoi funghi? ramen? Eh? Madonna, ma così. Sì, vuoi ramen? Li hai già lavati i funghi? Dai, funghi? Vai! Taglia i funghi, zio. Come li vuoi tagliati? Quello, Dai, vi farei notare. L'auspice. che la gente poi mi riconosce in negozio e non Ma si. E i non negozi ci. sei riuscito No, non bene c'ho di più solito. credibilità. Faccio Vai. così? Come vuoi. Cioè. Ah, guarda come te la stai venendo. Questo l'hai fatto per i rosatini. Dai, vai. Inchiavo. Così. Sì. Torno a ricordare il saggio follower che disse: "Mi guarda, non è mai stato così vicino." Mamma che soddisfassao! Vabbè, con i funghi però è troppo Con i funghi è facile. facilissimo. Adesso. Vabbè, intanto qua va. Ci siamo? Vai. Funghiamo? Togliamo quello? Funga, funga. Vai. Ci starebbe una sfumata col sake. Sake? Finchiavo. Ma il sale quando è che glielo mettiamo? Sake? Adesso un pochettino, non Ah, troppo, ok. perché poi ci incasiniamo con il brodo, Ah, no, è cioè. giusto. Basta, basta, basta. Ok, facciamo appassire un po'. Nel frattempo, qua l'abbiamo assaggiato dopo non so quanti minuti, Vabbè, ma poi... perché ovviamente abbiamo preso il tempo di quando l'abbiamo messo dentro, ma senza prendere il tempo del bollore. Però vabbè, mo le raffreddiamo così poi le peliamo. Allora, siamo un po' indecisi sul da farsi. Le uova stanno raffreddando, poi Luca le spellerà. Poi, nel frattempo, adesso insieme ai funghi e ai porri abbiamo pensato di mettere un Perché tot il tofu è già di pronto. germogli. Sì, perché è già cotto. Il germoglio te Mettiamo. lo puoi mangiare anche crudo, quindi cioè ci sta che Sì, sia però no. scrocchiarello, però Vabbè, buttiamo dentro un po' di germogli non è e un'insalata poi alla fine. buttiamo dentro i spinaci che abbiamo tagliato dopo averli lavati. DSM. Quanti ne mettiamo? Ancora. Una manciata Perché il di sì. germoglio di soia fa subito niente. Sì, ma poi, cioè, Bomba, basta. cotto. Bene, quindi questi qua rientrano.
Ok, restano. Resta il momento degli spinaci. Spinaci! Strisciolare anche. Allora, la parte sbatti degli spinaci è che a quanto pare. No, io dai, non sono così d'accordo, però a quanto pare li striscioliamo, bisogna come strisciolarlo, cioè, capito? Sennò poi in effetti ti trovi, che a me, però ti trovi il vermone di spinacio nella forchettata, o in realtà nella bacchettata, perché qua stasera si bacchetta, ciccia. Ma sei fuori, cosa bacchetti, il brodo? Ma perché loro cosa fanno? Secondo te, cioè, i cinesi c'hanno le posate? Butta. Buttiamo insieme tutto il resto, ma vi faccio vedere. Ho buttato fuori la pentola. Cosa hai buttato? No, fuori dalla pentola. Tutto un ensemble. Funghi, germogli, cos'è che c'era dentro? Funghi, spinaci, germoglio, porri. Spinaci, porrino. Lo spinacio va, è abbondante perché lo spinacio è... Ah, cioè, poi sì. No, soprattutto perché lo spinacio è bello dentro, quindi sì, è abbondante. A parte che è bello dentro, ma poi sì. No, dunque, io propongo di sfumare con della soia. Cosa ne dici? Che sgrassa, tu dici, giustamente, che chiaramente posta per sciacquare. Esatto. Beh, io lo faccio. Boh. Vai, altro. Allora, passaggio numero 11. Sfumatina di soia, sfumatina di soia, ok. Basta. Ok. Mescola. Facciamo appassire questa mappazza. Mappazzone, a un certo punto il brodo ci va, cioè l'acqua che poi verrà brodata. Sì. La mettiamo, una certa. A un certo punto sì. Anche tu vedo che prendi partecipi di tutta la nostra ricerca. Sono generosa. Ok, bene, ottimo passaggio, grazie. Ciao. Adesso è il momento di pelare le ovette, che speriamo siano sode. Cos'è, un tocco magico? Poi soffi sopra? Sì. E quelle cose che però non ti... un po' non ti voglio e un po' non ti posso dire. Certo, perché comunque non le capirei. No, ma perché che c'è? Cosa ci buttiamo dentro adesso? No, quando aggiungiamo l'acqua per... Ah, la polvere d'aglio. Ma gliel'hai fatto vedere la polvere d'aglio? L'aglio secco. La polvere non c'è più. Dove l'hai messa? L'hai mangiata? No. Beh, è divertente vedere pelare le uova. Soprattutto secondo me è crudo. No, è giustissimo. Dentro deve essere cremoso. Finisci di farlo e... Vabbè, io forse in te io lo farei in time lapse questa cosa, perché è un po'... Vabbè, primo. Ah no, beh, prima. Almeno vedono insieme a te se la cottura è giusta oppure no. Ma per vedere se la cottura è giusta lo devo aprire. Non lo posso aprire mo. Quando lo devi aprire? Quando lo mettiamo nel piatto, sennò l'uovo che c'è dentro, cioè il tuorlo va ovunque. Ah, dici tu, comunque mi insegni la suspense live perché così vedono nelle storie successive. Sì, sì, esatto. Vabbè, ciao. Questo qua è quasi tutto appassito. Quindi tra poco è giunto il momento di aggiungere l'acqua per brodare. Di dire che l'idea di mettere cioè di fare tutto nella stessa pentola di chi è stata? A parte mia, ma no, nel senso che è comunque, secondo me ha un suo perché, perché comunque mantieni tutti i sapori della roba, della verdura, cioè no, ma infatti secondo me nasce da chi lo deve fare per 50 persone, trova una pentola per 50 persone, no, fai, poi lo assembli alla fine, non ce l'hai per, non lo so, lo assembli alla fine. Una spiegazione convincente. Beh, però c'è un ragazzo, una ragazza, una signora di origini cinesi. No, però ancora il ramen è giapponese, non è cinese. Ah, quindi sì? Di origini cinese. Tra l'altro, cioè, dobbiamo chiedere a Judith. Ma perché lei è giapponese, scusa? No, perché ha due almeno due, una sicuro, forse due clienti giappo in negozio. Ah no, sì, è vero, ho visto anch'io, certo. Una con un cagnolino bellissimo. Sì, ho visto anch'io. Vabbè, speriamo che non vedano queste storie. Dai. Ok, aggiungiamo l'acqua per sbrodare. Vai. Quanta? Di più. Cubi. Allora, nel caso in cui voi mettiate la carne, l'importante in queste preparazioni è sempre mettere acqua fredda. Questo ve lo dico, è un trucco inside.
L'insider. No, l'importante è sempre mettere acqua fredda quanto metti la carne, sì, o il pollo, perché tipo i curry indiani vengono sempre fatti così, così il pollo cuoce bene, cuoce tanto. Sì, ma noi non stiamo facendo con la carne. Ho detto caso in cui mettiate... Ah, cosa stai inquadrando? Ah, secondo me pensavo stessi inquadrando il muro. Ma che bello questo brodino, comunque il colore c'è da dire che mi piace. Bella brodiglia del metta, aspetta che è ancora un po' d'acqua. Ancora un po' d'acqua, dai, abbiamo messo 7 tonnellate di brodiglia. Ancora una. Tanto l'acqua è gratis, più o meno. Allora? Il momento dell'ingrediente segreto. Vai, fai vedere. Ah, figo, non lui. Si capisce niente. Comunque è un mix di spezie magiche per far finta di essere in Giappone. Ok. Vai. Strappa e butta dentro. Io non so se metterlo tutto. Sì. Tutto. Metti un po' alla volta, aspetta, e tu metti, io giro e filmo. Vai, fa sentire, fa sentire. Però non è molto televisivo. È buono, no. Molto... Sì, è dolciastro. Sa di... No, ma ci sta, così. No, 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 ci sta, dai. Magari si inquadra. Allora, in realtà ci sta, ma sai perché? Sa di ristorante cinese. Ci sta perché dobbiamo fare un piatto giapponese. Esatto. Com'era l'acqua? Media. Ok, stai salando tu col sale grosso? Sì. Quindi quanto ne metti? A parte di... Basta, basta. Siamo metti... lo strizzo di Aldo Giovanni Giacomo. Aspetta, hai anticipato. Vai. Allora, è il momento clou dell'altro ingrediente segreto, che non è segreto, cioè pomodoro essiccato bello dentro. Ne mettiamo un po' perché lascia il sapore nel brodo, la colore. Sì, rinviene. Esatto. Però non si sfragna. La cosa figa è puoi farlo cuocere nell'acqua, non si sfragna. Vuoi non dargli un tocco mediterraneo a questo ramen? Madonna, che doveva essere giapponese, ma sono invece concentrato cinese. Di pomodoro. Madonna. Va bene. Buttiamo, vai. Beh, poi anche... Faccio vedere un po' alla volta. Bravo. Basta, sennò sta troppo di pomodoro. Ok. Andiamo. Ah, faccio... Praticamente si fanno mescolare dentro. Si fanno mescolare? Sì. Dai, si buttano dentro e rinvengono e lasciano tutto il loro sapore. Adesso è partito, vai. Ok, allora è il mi fai gli scherzi. Mi dice dai, quindi. Ma non inquadrare il bordello di casa. Mamma mia. È il momento di buttare la pasta. Ok. Che non sappiamo quanto cuocia perché non comprendiamo ciò che è scritto sull'etichetta. Ma Alec, come tutto il resto. Bello, mi piace il gesto naturale. Hai visto che eleganza. Possiamo, quando decidiamo a tavolino che è pronta, decido io. No, non scogliamo perché... No, nel senso, è tutto, tutto sto casino poi mi fai scolare? No. Dai, hai passato allora, la parte della cover. Potrebbe essere pronto, c'è solo modo per scoprirlo. Facciamo come gli spagnoli? Cioè? Butto sul muro lo spaghetto, se si appiccica vuol dire sì. Che è pronto. Beh, allora ho capito dove hai preso questa tradizione. Ah, cazzo! Controllo che si scoppa. Beh, è strano. Beh, non è uno spaghetto normale. No, no, è una pasta fresca. Com'è? Guardi un po'. È pronto o non è pronto? Cazzo, io non te lo so dire. È pronto? Pronto. Io. Esatto, aspetta che te lo passo. Tentativo numero 2, vai, vediamo la tecnica, innanzitutto. Ok. Io ho le mani da pianto. Vai, vediamo la pirla che fa tutta la figa, vai. Infatti dai, metà della bowl. Vero? Cioè è pronta ma... Con capello. È pronta ma non è pronta? La sento un po' sodina. È tenace ancora, È ancora un po' troppo tenace, secondo me. Ha ancora un po' di nervo, ancora un po' di nervo. Lasciare lì a mantecare. Io faccio un po' di ah, certo. Faccio... mi fermo casualmente. Oh, mai lasciare il telefono. Oh, non dimentichiamoci le
uova, che ancora non sappiamo se sono quasi... c'è dentro. Eh sì, qua c'è da rimanere fino alla fine solo per vedere se abbiamo azzeccato o no il tempo di cottura. Delle uova, l'unica cosa che potevamo sbagliare. No, beh. Dai, che ci siamo. Allora, è il momento di... abbiamo deciso che sono pronti. Più che altro secondo la teoria del... vabbè, sono ancora duri, però in fondo non li scoliamo, continueranno a cuocere. Poi sono le 20:28, siamo 28 minuti in ritardo rispetto alla cena. Allora, porcellana fine, orientale per rimanere in tema, e iniziamo a separare. Dopo mettiamo le ova, che vanno divise equamente perché sennò ci tagliamo la gola, e il tofu. Vai. Vado? Bello. Lo vedo un po'... minchia, sono lunghissimi. Vabbè. Il gatto si lamenta. Dai, su di brodo. Ah. Ci fai le aiunte al tuo? Certo. Bastardo. Allora, brodino. Brodo? Sì, però pure tu. Ah, no, vai, 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 scusa. Ma se la regista sei tu, sei tu la manager. Basta, basta, basta. Mo. In queste due belle spoppe, spoppa la spoppa, mettiamo, è il momento della verità. Vai. L'uovo, vediamo l'uovo. Guarda, ti giuro, è perfetto. Vedi? Com'è che... ah cazzo, è dentro. Sì, guarda, un attimo di meno però. Sì, un attimo di meno. Prova quello. Vediamo. Però in effetti devo dire che, vedi, fare le cose... a caso, guarda, guarda, questo è perfetto. Vedi che è un po' creamy. Dai, dai, aspetta, fai su il tuo bravo, come si fa... se poi riesci a dire una frase di senso compiuto. No, non hai capito tu. Dove? A te quello rotto. A me cosa vuol dire? La mia è questa, eh. Ok. Ma... io ho due, bello. Utofu. Tofino. Vado. Vai, porziona. Beh, qua porziona, devo... si appoggia qua? Sì. Una bella ragnata di... vabbè, poi si dista pian pianino. Sì, sì, sì. Cosa facciamo? Gli diamo? No, basta, direi. Basta? Sì. Ok, basta a così. Quello tuo cosa mi... ora ci sarebbe... se ce ne avessimo ancora un pomodoro essiccato per guarnire... ah, ma no, 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 come basta. Se... basta. Come se... ce l'abbiamo? Non li hai finiti? Non lo so. Fammi... vai, vai. Aspetta, aspetta, cos'è che è? Cos'è che è? Vabbè. Quando guarnisci come solo tu sai fare? La. La. Ma perché è lì? È l'unico punto che era già pieno? La. E la. Bom. Comunque, questa storia dei video di quando cuciniamo, la gente sgama che non cambiamo mai la tovaglia. Questo è il primo macchino. No, questa è acqua. Questa è acqua, fatta adesso io per le riprese. Tra l'altro, tovaglia che chi ci ha regalato? Giù. Ah, sì? Sì, ce l'ha portata la Senegal. Ah, grande. Quindi? Quindi c'ho già caldo, vai, prova. Sì, minchia, cioè, ma ci sono 15 gradi fuori, tra l'altro. L'unico giorno caldo dell'inverno. No, prova, è ancora troppo caldo. Proviamo. Il fatto che questo ramen bello dentro sia pieno di ingredienti lo si deduce dal fatto che non si uovano di una virgola. Ma perché noi non siamo, cioè, noi siamo generosi. Siamo gente generosa. Se fai le grande. Certo. Soprattutto se... ma ti voglio poco vedere mangiare tutto. Sì, soprattutto con la mano sinistra. No, buoni. Non vi faccio vedere perché... ancora, no, ancora ma perché... non ho mangiato. No, l'ho assaggiato prima. No, no, buoni, sono molto buoni. Che già mi inizia a legare i capelli più su, perché c'ho le scalmare, c'ho la mamma. Guarda il pomodoro bello dentro. No, è una bomba il pomodoro bello dentro, perché è un concentrato di sapore. Ti dà la spinta. Buono!